Ciao a tutti e bentornati in Tessiland News. Se siete alla ricerca di un filato che possa racchiudere lusso, qualità e facilità d'uso, il Nirvana è la scelta perfetta. Ma prima di vedere le meraviglie di questo Nirvana, occhio a quanto segue. Parliamo di un filato soffilo, naturale ed una vera e propria innovazione nel mondo dei filati pregiati. Perfetto per chi lavora sia all'uncinetto che a maglia, il Nirvana offre un'esperienza di lavorazione fluida e un risultato visivamente straordinario. Scopriamo quindi insieme l'anima calda e innovativa del Nirvana. Eccolo qui, il Nirvana, questo soffilo pregiato che unisce davvero comfort e bellezza naturale. Scopriamo insieme perché. Parliamo di un gomitolo da 50 grammi per una lunghezza di 100 metri e di un filato composto per il 51% da cotone e 40% lana merinos superwash. Quindi oltre ad essere bello, come dicevamo prima, è davvero molto confortevole. Consigliamo l'utilizzo o dei ferri 6-8 oppure dell'uncinetto 5-7. Veniamo adesso ai consigli per il lavaggio e il post lavaggio. Consigliamo i primi lavaggi a mano in modo tale da poter assestare la fibra e successivamente lavaggi tranquillamente in lavatrice ad una temperatura che non superi i 30 gradi. È possibile stirare la vostra creazione ad una temperatura che non superi i 110 gradi. Sconsigliamo l'asciugatrice, ma consigliamo invece di riporre ad asciugare la vostra creazione in una posizione piana. Non è possibile candeggiare, ma è possibile utilizzare tutti i solventi eccezion fatta il tetracloretilene. Parliamo di un filato soffilo, vale a dire una tecnica innovativa dove un'anima di lana merinos in questo caso viene avvolta da una sorta di gabbia di cotone pregiato e questo rende il filato davvero molto leggero ma anche voluminoso, perfetto per realizzare davvero tantissime creazioni calde, morbide e con una texture ricca. La variante che abbiamo visto finora, che è forse quella più delicata, è questa, che è la variante pastello. Abbiamo invece qui anche la variante ben più scura, che è il Nirvana Dark, e questo invece che è un romantico Nirvana tramonto. Concludiamo invece con questa meravigliosa tonalità verde denominata Nirvana Bosco, quest'altra molto delicata tonalità terra e infine questa per tutte le appassionate del rosa e del viola che invece è il Nirvana Primula. Pensiamo a maglioni o cardigan oversize, con queste sfumature e questo volume realizzerete qualcosa di molto morbido ma allo stesso tempo anche molto caldo e con dei punti semplici valorizzerete tutte le sfumature del colore che sceglierete. Sciarpa avvolgenti e scialli, magari con punti semplici o perché no anche punti traforati come il punto legaccio, che vi consentirà di realizzare delle creazioni senza però renderle troppo pesanti. Cappelli o guanti con lavorazioni a coste, ancora coperte decorative o plaid, magari con lavorazioni a righe larghe, in modo tale da mettere in risalto l'effetto ombré di questo Nirvana. Cuscini realizzati con motivi geometrici per mettere in risalto la texture e tutte le varie tonalità che offrono il singolo gomitolo del Nirvana. Vi ricordo di seguirci anche su tutti gli altri social, vale a dire Facebook, Instagram, Pinterest e TikTok, e noi ci vediamo al prossimo meraviglioso articolo. Ciao!